Yases, buongiorno. Voglio parlare di come si imparano le lingue. Forse sapete molte cose o non sapete molte cose. Una cosa è certa. Si imparano se le lingue o la lingua che volete imparare. Nel frattempo ho uno yogurt, questo non è greco, è magro, cioè non è grasso. Dieta. Allora, si imparano le lingue sentendo la lingua che volete imparare. Cosa voglio dire? Ti sono un po'. Molte volte, quando vedete dei video di gente, di persone che insegnano una lingua, vi sono quelli che parlano tutto il tempo la lingua che dovete imparare e quelli che stanno tutto il tempo a parlare la vostra lingua e ogni tanto, di tanto in tanto, qualche volta, usano la lingua che dovete imparare. Allora, posso accettare come me che in un video introduttivo o in cui vi spiego come approccio l'insegnamento, per esempio, dell'italiano, io usi la lingua vostra, della ditta ellinica. Ma credo che il fine non sia che io parli il greco, tona milo ego ellinica, ma ostochos il fine in è che voi impariate l'italiano o qualsiasi altra lingua. Diradì, quelli che hanno la possibilità, per esempio tipo me che conoscono un po' di greco e vogliono aiutare i greci, tipo xenon liga linica che theruna withune tu selinus namathenon italica, il più delle volte, per Aristoteles Forez, lo fanno più per se stessi, tu canon per Aristoteles Giatone Tontus, piuttosto che per aiutare gli altri, para iana voithison voithanetus alus. Oh, il problema è trovare un contesto in cui le persone imparino le parole. Io paradigma, per esempio, i mesi. Allora, Borona su dosso ti metafrasi a messo, mese è 30 o 31 giorni. I mesi sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, ora è facile in polieclo che capiate cosa vuol dire mese. I mesi, ora vi devo insegnare i mesi in italiano. Ok. Prima di tutto, i mesi in italiano, protapola, sono molto simili a quelli in greci. In realtà è che i mesi del greco moderno sono stati presi pari pari dal latino. Quindi, lipon, io non vi dirò gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ma ve li introdurrò pian piano. Per esempio, dicembre è il mese di Natale. Dicembre. O posso farvi constatare le differenze. Ottobre. Non ottobre. Per le sforesi è in ottobre.
Non mi sono inelato. Anyway, fandos. Ottobre, novembre, novembre, aprile, giugno. Giugno viene prima di luglio. Luglio viene dopo giugno. Panda se s'infrasomena. Quindi, per esempio, nella paradigma. Questa forchetta è sporca. Sporca. Oh, tutto sporco oggi, eh? Tanto per cambiare. Sporco. Sporca, pulita. Sporca, pulita. Non c'è niente di meglio che immagini e suoni. Te ne parchi tipo ta tocalitro para icones che ich. Cosa sto facendo? Sto mangiando. Mangiamo lo yogurt. Sto mangiando lo yogurt. Per mangiare lo yogurt c'è bisogno di solito, e più delle volte, c'è bisogno di un cucchiaio. Cellulare. Questo è un vecchio cellulare. Il mio nuovo cellulare non ce l'ho perché ancora devo comprarlo. Occhiali. Gli occhiali servono per vedere meglio. Per vedere da vicino, ci sono occhiali per vedere da vicino, ci sono occhiali per vedere da lontano e ci sono occhiali da sole, per il sole. La tazza. O voglio prendere un caffè. Devo andare a prendere il caffè che ti permette. Buongiorno! Perché dico buongiorno? Non so. Questa è la macchinetta del caffè. Versare. Questo è versare. Sembra un altro suono, dica la verità. Fenete catialo, vale. Aftosine o ichos. Allora. Mangiare, ora è bere. Io bevo. Cosa bevo? Cosa sto bevendo? Sto bevendo il caffè. Cathos flepete monotora milolenica. Osto cosine esisna catala venete da italica. Il fine che voi capiate l'italiano. Occhi o ti. Ego milolenica. Oh, venin aftos. Ostochos. Chiavi. Queste sono chiavi. Quante chiavi abbiamo? Una, due, tre, quattro, cinque. Cinque chiavi. Ogni chiave è per una porta diversa. Questa chiave apre la porta di casa. Questa pure anche apre la porta di casa. Questo apre il cancello fuori. No, questa sì. Questo apre il cancello, il portone della casa.
e questa apre la posta. La posta sono le lettere che vi arrivano. Ora, quasi tutti sanno. Intanto finisco. Intanto Simeni Endomedexi. Che ore sono? Sono Posso anche cambiarlo. Le 2:28. Alcuni dicono sono le 14:28, ma sono le 2:28 del pomeriggio. Che giorno è oggi? Oggi è il 14, 14, 10 più 4 fa 14, 14 di dicembre. E il mese prossimo, fra 30 giorni, 31, sarà il 14 di gennaio. Dicembre, gennaio e febbraio sono i mesi de invernali, cioè i mesi dell'inverno. L'inverno in Italia, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti è il mese freddo, il mese, scusate, la stagione fredda. In Australia la stagione fredda è In Australia, dicembre, gennaio e febbraio sono la stagione calda. Allora, altre cose. Allora, vediamo un po'. Cosa sto facendo? Suonando. Che strumento sto suonando? No, non è una chitarra. No, non è un mandolino. E nel frattempo lo pulisco. È un ukulele. Sto pulendo l'ukulele. Un po' gli achi. L'ukulele è uno strumento di origine. Viene dalle isole Hawaii. Le Hawaii sono un arcipelago, Xerete Alienes Insiste, Xeretine Archipelago, che si trova nell'oceano. L'oceano è un grande mare. Vi sono tre o quattro. L'oceano Atlantico, fra l'Africa, l'Europa e l'America, l'Oceano Pacifico fra l'America e l'Asia, poi abbiamo sotto l'India l'Oceano Indiano. L'oceano più grande è l'Oceano Pacifico, credo. Credo vuol dire non sono sicuro, in realtà sono sicuro, l'oceano più grande è l'Oceano Pacifico. Nel frattempo abbiamo parlato delle stagioni e abbiamo parlato dell'inverno. L'inverno è la stagione più fredda. Dopo l'inverno abbiamo la primavera, che è più o meno, non sì, più o meno vuol dire non proprio precisamente, ma è marzo. Un mese pazzo perché il clima cambia velocemente, rapidamente. Marzo, aprile e maggio. Prima di marzo c'è febbraio, il mese del carnevale. La mia stagione preferita è l'autunno. L'autunno viene prima dell'inverno,
dell'inverno. Io sono nato in autunno, sono nato il 9, 9 di novembre. 9 novembre. Quindi dopo novembre c'è dicembre e prima c'è ottobre perché si è 8, 9, 10. Anche se dicembre è il numero 12, è il dodicesimo mese, ma si chiama dicembre, non dodicembre, ma si chiama dicembre. Quindi abbiamo visto ottobre, novembre, prima di ottobre è facile, 8, 7, settembre. Attenzione, settembre, mbre, ottobre. Senza mbre, ottobre, novembre, dicembre. Se sembre non esiste, prima di settembre c'è. Agosto. Agosto. Agosto, la festa più importante di agosto, il 15 di agosto, si chiama Ferragosto. Bene? Ferragosto. Di Ferragosto, il giorno di Ferragosto, molta gente non sta più in città. È in campagna, in vacanza, in villeggiatura. La gente è fuori città. Non sta a Roma, Milano, Napoli, Palermo, ma è fuori. Mentre a dicembre molta gente ancora è a casa, resta a casa. Alcuni vanno in vacanza nelle isole. Qualcuno più ricco vale a Hawaii, Seychelles, Maldives. Io no. Cosa dire? Penso che il miglior modo per imparare l'italiano è sentire una lingua, un livello per voi utile. Καλύτερος τρόπος για να μαθαίνετε Ιταλικά είναι να ακούτε ένα επίπεδο χρήσιμο για σας. Questo livello è intermedio. Andiamo. Bene, questo è quanto. Aftaine. Arrivederci.